con la fortuna che avevo sicuramente non lo riuscivo. Allora, sì, direi, sì, numero uno ha vinto benissimo, come dappertutto, è abituato a vincere, lui è tra poco, credo che alla prossima settimana sei primo in classifica, mi pare, no? Spero anche con i primi. Vediamo stasera. Beh no, io sono molto contento di essere qui, per me è un grande onore di poter pubblicare il libro di Zlatan, perché è un libro veramente, un libro speciale, un libro a parte il calcio, lui lo conosciamo per il calcio, però quello che ha fatto prima, io tanto ho avuto l'occasione di vedere qualche giorno fa il film Zlatan, perché mio figlio l'aveva visto, mi ha detto papà è bellissimo. Anche mio figlio mi ha detto la stessa cosa, vai subito a vederlo perché è bellissimo. È bellissimo, è da me, accompagnami, andiamo insieme, l'abbiamo visto, bellissimo, bellissimo film, dove racconta, diciamo, Zlatan prima che diventasse lo Zlatan di oggi, no? E si vede quante cose, quante prove, quanti ostacoli ha dovuto superare. E devo dire, veramente è un film ed è una vita bellissima, è una vita in cui è riuscito a canalizzare tutte le sue energie per ottenere dei risultati partendo da livelli molto bassi. Io mi ritrovo molto in certe cose tue, no? Avendo letto il libro, ci sono delle cose che mi identificano con te, mi associano a te, per cui sento veramente uno speciale trasporto per Zlatan. Non ti chiedo di venire a Torino perché tu sei... Vai, bravo Urbano! Non sarebbe mai, non adesso, magari fra... No, un anno, dai! Lo lasciamo lì, lo lasciamo lì. No, quindi quello... Per chiudere, Presidente, avere, dicevamo all'inizio, Zlatan adesso non è solo il campione legato al calcio, no? Ma sia nel film che nel libro, è letto anche da persone che non sono per forza, come dire, super appassionate di calcio, perché è una storia che sta, che appassiona tutti, appassiona i ragazzi, le persone adulte, il pubblico maschile, il pubblico femminile, quindi si dice in gergo televisivo è trasversale, no? E lui è trasversale. È trasversale ed è anche diventato, rispetto a quando è arrivato in Italia, è diventato anche molto simpatico, cioè piace a tutti. Piace, hanno detto di fare un calendario, se vuoi te lo faccio partire. Piace a tutti, piace alle donne, piace agli uomini, piace a tutti e piace ai milanisti. Ai bambini impazziscono. E ai milanisti, ma anche non milanisti. È vero. Perché la gente capisce che c'è che è un uomo vero, intanto, che è una persona di altissimo livello, un grande uomo, e mi fa piacere oggi di aver visto qua tanti amici come Galliani, come Capello, come Attilio Fontana, aver sentito Berlusconi, insomma, che è stato un grande presidente, ha fatto grandi cose. Perché insomma, credo che veramente questo tuo modo di essere, la gente lo percepisce, vede verità, e nella verità la gente evidentemente si identifica, ed ecco perché Zlatan oggi è diventato qualcosa di più, un calciatore, certo. È diventato qualcosa di unico. Grazie, quindi, Presidente. Grazie. Sì, grazie, dia pure a me il microfono, grazie Presidente. In chiusura, intanto vorrei che le ultime, il saluto venisse direttamente da Zlatan Ibrahimovic, da persona che ha avuto modo di conoscerlo, ovviamente. Se per caso hai un giorno libero, apri i primi di febbraio, fammelo sapere. Intanto faccio i complimenti ancora una volta a Zlatan, augurandogli il meglio, perché è un campione, ma è un grande uomo che ho avuto l'onore di conoscere personalmente. E vi lascio ovviamente al saluto di Zlatan Ibrahimovic. Voglio ringraziare tutti perché sei venuti qua, mi dà tanta emozione. Questo libro non posso dire se è buono o no perché è parte di mia storia. Mi dispiace che non potevo fare foto con tutti, però lo sapete che tutti i giorno spendo tempo a Milanello, siete benvenuti fuori e quando passo facciamo queste foto e ancora sono molto orgoglioso di essere qua
Voglio ringraziare anche il Presidente Cairo per l'opportunità e la fiducia di fare questo libro e forza Milano, no? Sì! Perché vuole qualcosa in ritorno, però vediamo. Comunque grazie a tutti, grazie, Zlatan!